Da Reward Music Place, Intesa San Paolo, Radio Italia Live. Siamo pronti, anzi, il Reward Music Place è pronto per un'altra puntata di Radio Italia Live. L'ho visto dal vivo da poco, l'artista di questa sera, e devo dire che è stato in assoluto uno dei live più belli a cui abbia mai partecipato. Per la voce, per la presenza. Ah, tutto, tutto. Esatto, perché lui sul palco è veramente un artista completissimo. Buonasera Manuela Mosley. Buonasera Daniela Cappelletti. Allora, facciamo così, non spoileriamo oltre e facciamo l'unica cosa che dobbiamo fare noi, no? Ascoltare la scheda dell'artista di questa sera dalla voce del nostro Luca Ward. A tra poco. Ha pubblicato Materia Pelle, il nuovo capitolo della sua trilogia. Ha stregato i Palasport con un tour tutto esaurito. Ora invaderà gli stadi, sempre con Radio Italia, solo musica italiana. Stasera, sul palco di Radio Italia Live, Marco Mengoni! Colpa dei miei difetti che ha sbiadito i tuoi riflessi.
sì, ma tu ancora, mentre volo tu sbadì, ridi mentre penso a quali nomi dare ai nostri figli. Vedi, potremmo essere questi, però invece ancora che fosse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un uomo. Fosse l'ultima frase che canto, sai, a strapparmi la gola non soffrirei. D'essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Mi chiedi adesso d'essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare e mai di rinunciare. Fosse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un mondo. Fosse l'ultima frase che canto, sai, a strapparmi la gola, perché solo nel frastuono cambia, cambia un uomo. Soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma quando piangi in silenzio tu scopri davvero chi sei. Io credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, vi ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Io credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Credo, io credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani che hanno il coraggio.
Grazie. Nuvole nel cielo marshmallow, gioventù bruciata in ostello. Fa buio nel retrovie, ma se arrivi tu torno sole yellow. Forse tu hai ragione, io sbaglio. Mi dici dove corri John Rambo. Ti piace come techno e tango, easy rider sbando. Hey baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Hey baby, no stress, fai come se stanotte fosse l'ultima. È come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. È come se, hey baby, ne liberata, forse tutto un karaoke in playback. Non c'è più feeling, no fun, no feeling, no fun. Tu arrivi, no doubt, tanto so che lo sai. Hey baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Hey baby, no stress, è come se stanotte fosse l'ultima. È come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. È come se, danno nuvole, anche sentirci alieni a volte ci fa bene, che il buio se ne va. Hey baby, no stress, fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, incredibile di musica live qui nel Reward Music Place. Credo di non sbagliarmi nel dire che questo artista ha una delle voci più belle della musica italiana, non soltanto attuali ma di tutti i tempi. Continuate a seguire Radio Italia Live dal Reward Music Place, c'è Marco Mengoni. Sottile tra il fare e il dire, sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire. Ho tracciato un confine, sono solo linee, e camminato mille strade per non farmi scoprire in questo piccolo spazio, in una piazza così grande. La mia vita mi sorprende, mi riempie di domande e tu non hai risposte. E sorridi al momento giusto da farmi incazzare, poi da niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quanto per paura lo nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarò senza riserve, temere di amare ma amare senza temere. Che riempie un po' con tutto, ma non è mai abbastanza. E ci nascondiamo tra le vie del tempo, che nessuno sappia mai cosa abbiamo dentro. In questo piccolo
piccolo spazio in una piazza così grande, i tuoi saluti imperativi e le mie solite domande, ma tu non hai risposte e sorridi al momento giusto da farmi incazzare e poi da niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura non nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Sicuro in un giorno qualunque, un'ora prima del buio. Mi fiderò perché non è una promessa e nessuno dei due ha mai detto lo giuro. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura non nascosto pure Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere. A dirti tanto, chissà che cosa credi, cosa pensi. Mentre cammino e non mi vieni incontro, un punto di domanda sulla mia testa e sul mio percorso. Cosa credi, cosa pensi, cosa chiedi, non rispondi più. Forse ho troppi strappi ancora da coprire. Sto per tornare al punto di partenza. Son messo in pausa la mia vita, era soltanto per capirla e non mi importa di star bene. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata al cielo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori tempo. Ho visto cose per quello che sono davvero. Spesso acciaio e argento, però non mi chiedo cosa credi, cosa chiedi, cosa pensi, non ci sei più. Forse ho fatto viaggi nelle notti insonni. Forse ho spalle forti ancora, gli occhi stanchi. Se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla e contentarmi di star bene. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori tempo. Tutti i miei ricordi saranno luce sotto un cielo appeso. Tutti i miei ricordi saranno i tuoi, da te non mi difendo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori. Come fossero tu, quante ore passate a togliere tutti i chiodi dai migliori pensieri andati distrutti. Sarà
benvenuti nel Reward Music Place, nuova puntata di Radio Italia Live con un etereo, Marco Mengoni. Spieghiamo agli amici che ci stanno ascoltando in radio, etereo, perché sei in Total White Candido Mengoni, piacere. Salve, Manola Mosley, molto piacere. Credevo fosse il tuo verde. No, Fluo Mosley. Fluo Mosley. Come stai innanzitutto? Sto... Quante cose che bollono in pentola? Molto bene, sono bollite, si sono bruciate dentro la pentola tutte le cose che abbiamo fatto, perché sono state veramente tante, direi quasi troppe a volte, però eravamo in tour, è uscito un disco, è uscito un pezzo in un film, quindi sono successe un bel po' di cose. Allora parliamo di questa trilogia a cui tu tieni particolarmente, quindi a ottobre hai pubblicato il secondo album appunto di questa trilogia, Materia Pelle, il primo... capitolo. Spero che tu abbia tutto scritto perché non mi ricordo più niente. Assolutamente. Il primo capitolo invece era Materia Terra. E allora volevo chiederti, sì, questo è facile però, non ha bisogno effettivamente di guide, il collegamento fra questi due titoli, la scelta anche se vuoi. Allora, devo dire, i sottotitoli, e il collegamento è ovviamente Materia, i sottotitoli vengono scelti dal disco stesso, cioè pian piano quando si portano avanti le produzioni, gli arrangiamenti dei pezzi, si delinea un sottotitolo. Difatti non so il sottotitolo del terzo capitolo quale sarà, e spero che il disco me lo dica il prima possibile, ovviamente, perché ci stiamo ovviamente lavorando già, cioè, ho iniziato già da un bel po' di tempo a lavorare sul terzo disco e sulla terza parte, l'ultima, quella finale, e quella che poi deve ricongiungere un po' il tutto questo percorso, perché è un progetto fatto a step, e quindi ogni disco deve descrivere un qualcosa, il terzo descriverà cose. Non spoilerare, cose. Dai. Cose, punto. Cose. Punto. Non, sentiti libero cose. Di non spoilerare. Ne abbiamo parlato un pochino. Posso prima. Posso cantare una canzone del prossimo disco? No. Oddio, sì, in realtà sì, potrebbe essere un'anteprima, no? No. Peccato, senti, che non mi ricordo mai i testi. Sei famoso per questo, sai? Famosissimo. Ma sei di quelli che guarda il pubblico per capire la parola, allora, dopo qual no, è? No, di solito non lo guardo perché le prime file sono più o meno la prima fila di questa sera. E diciamo che mi fanno sbagliare più che altro loro, cioè mi distraggono comunque. Ragazzi, quindi tendo a non guardarli, okay, perché poi mi sento in ansia, sì, esatto, mi distraggo e entro in iperagitazione, quindi okay, non li guardo. O delle volte invento. Improvvisi, ma, sì, ma chi se ne frega. Farina, certo, del mio sacco. Chiaro, tanto è sempre roba tua. Quindi, com'è andato il tour nei Palasport? Ci teniamo perché noi di Radio Italia siamo radio ufficiale, ti seguiamo, ti stalkeriamo. Lo so bene. Lo so che lo sai. Bene. Anche noi molto. No, scherzi a parte. Com'è andato? È andato molto bene, delle date sono state veramente un po' inaspettate, mi sono emozionato moltissimo. Ero partito con in questo anno, con la ripartenza, con molte paure, devo dire. E adesso ne posso parlare perché è finito, cioè è esatto, finita almeno la seconda parte del tour, quindi ne posso parlare. Non, avevo paura di non emozionarmi più. E di salire sul palco e fare comunque un mestiere come, non lo so, aprire e chiudere delle buste, cioè fare un qualcosa di meccanico. A un certo punto durante il percorso dei concerti ho riscoperto una felicità che non sentivo, cioè sentivo meno ultimamente, perché evidentemente eravamo stati staccati un po' troppo dal live, dal tutto immediatamente, subito, cioè dall'immediatezza di un concerto. E poi no, e poi mi sono lasciato andare, sono stato molte volte non professionale sul palco e quindi ho lasciato che l'emozione facesse il suo percorso e io non ho saputo trattenere quella parte lì. Però noi succede, abbiamo apprezzato un sacco, non credo di abbracciare anche il loro pensiero. Bello, è strano, perché comunque dovresti tenere, però non ce l'ho fatta. Sì, però sono quelle fragilità, capito, che ti rendono ancora più bello in senso molto più ampio. Sì, ma ormai la bellezza è solamente estetica, direi. No, c'è molto di più. Senti, ma da qui
al tour negli stadi, che fa Marco Mengoni? Che cos'ha in programma? Per capire, farmi gli affari tuoi. Ho la camera. Dammi la camera. Ehi, io Marco Mengoni. Questa è la faccia di quello che farà Marco Mengoni dopo. Riposerà? Prima degli stadi. No, ma che non hai modo di riposare. No, perché noi non stiamo mai fermi. Mai. 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 Mai è per sempre. No, lui non spoiler, è tremendo. Io ci provo, ragazzi, ma non ce n'è, non ce n'è per nessuno. No, è che ci sono farei talmente cose. Tante cose che non lo so, ne ho tante. Tante che ho voglia di fare, altre meno. È così, signore e signori, Marco Mengoni, è così, dice e non dice, dice e non dice. Allora, io ti invito, Marco, a tornare su questo palco. Sì. Qui a Radio Italia Live c'è decisamente una delle voci più belle del panorama musicale italiano e quindi è un onore per noi ospitare sul palco delle Reward Music Place Marco Mengoni. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra ambire poi alla pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo e potuto scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me. Accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Io tornerò all'origine e torno a te che sei per me essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. Cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, io mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Io tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. Band, dove siete? My band, dove siete? My band, dove siete?
miei momenti peggiori, torbidi e tristi pensieri avrei tirato fuori dentro questa canzone che ti sto per cantare. La sentirai già per le scale e cambierai tuo modo. Canto per te, per chi ti ha spento deluso, per ogni bacio in disuso. Pensavi al massimo esiste una canzone triste e invece no, per rimediare un'assenza c'è nuova vita in partenza. Pensavi al massimo esiste una canzone triste e invece no. Tu sei vita, perché sei già casa mia, e non voglio più tornare indietro, non so qual è la via. E voglio scrivere di quest'estate, viaggi che mai avrei pensato io, di traghetti tardi e di serate. Spaziale qui dalla Reward Music Place e a cantarle tutte insieme a noi, perché lui sul palco è davvero davvero ipnotico. A Radio Italia Live, Marco Mengoni. Avevo più groove e personalità una volta, senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta, per conservare il silenzio del mare nella testa. Hola, io non ricordo più. Hola, se in quella notte c'eri tu. E tu che
tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola, e non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? Facevo delle pause lunghe una volta, ma ridere, ascoltarti per ore non mi basta. Ballavi latinoamericano una volta, senza tenere in tempo, come quando c'è casino ad una festa. E c'eri sempre tu che mi tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola, e non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? A cosa è servito studiare il sogno, lo sei. L'unica cosa che so dire è grazie, 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 grazie. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola, capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? Sbagli che ho commesso, ho visitato luoghi per non doverti rivedere, e più mi allontanavo più sentivo di star bene, e nevicava molto però io camminavo, a volte acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto, credevo di vedere dentro il mare il tuo riflesso, le luci dentro al porto sembravano lontane, ed io che mi sentivo felice di approdare, e mi cambiava il volto, la barba mi cresceva, trascorsi giorni interi senza dire una parola. E quanto avrei voluto in quell'istante che ci fosse, perché ti voglio bene veramente, e non esiste un luogo dove non mi torni. E non sentirmi dire che non posso farci niente, avrei trovato molte più risposte se avessi chiesto a te, ma non fa niente. Non posso farlo ora che sei così lontano. Mi sentirei di dirti che il viaggio cambia un uomo, e il punto di partenza sembra ormai così lontano. La meta non è un posto, ma è quello che proviamo, e non sappiamo dove né quando ci arriviamo. Trascorsi giorni interi senza dire una parola, credevo che fossi davvero lontano, sapessimo prima di quando passare.
sentirmi dire che non posso farci niente. Avrei provato molte più risposte se avessi chiesto a te, ma non fa niente. Non posso farlo ora che sei così lontano. Non posso farlo ora. Music Place, nella nostra serata a Radio Italia Live, l'avete capito, l'avete sentito, l'avete cantato insieme a lui, c'è Marco Mengoni. Ciao Marco. Buonasera. Ancora buonasera. Ciao. Ancora qui. Ancora qui, meno ancora male. Qui. Ancora meno qui. Male. Va bene, parliamo di musica, parliamo di live, sì. Perché Marco negli stadi 2022, e lo leggo perché per me è difficile, è stato il primo Water Equal Tour al mondo. Sì. Vogliamo spiegare intanto che cosa vuol dire Water Equal Tour? È un po' difficile da spiegare, però... praticamente Water Equal Tour significa aver fatto dei calcoli e aver praticamente misurato tutta l'acqua che viene utilizzata da tutte le persone che vengono in tour, ovviamente, quindi dal pubblico eccetera eccetera, tutti gli addetti ai lavori, e l'abbiamo portata, cioè tutta quell'acqua lì l'abbiamo spostata in Tanzania in un acquedotto per avere acqua. Bravo. Acqua potabile. È un'ottima. Ovviamente è molto a grandi linee, poi andrebbe spiegato meglio con un po' più tempo. Beh, comunque è una cosa bellissima. E in più, materia pelle, anche per packaging, una green box 100% plastic free, giusto? Sì. Fatto proprio con carta proveniente da una filiera di approvvigionamento, appunto gestita in modo responsabile. Mi pare chiaro che tu tenga molto alla questione ambiente, ambientale, a tutto quello che sta accadendo adesso, insomma, nel mondo, che è anche abbastanza grave. Ma sai che mi sembra un po' assurdo che uno ci debba tenere, cioè nel senso, comunque noi siamo dovrebbe essere di base, sì. Siamo in prestito e quindi di passaggio su questo pianeta che non è nostro, lo abbiamo affittato per, io spero, tantissimi anni, ovviamente 100, ne auguro 100 ovviamente a tutti, però ci siamo di passaggio e quindi il rispetto sarebbe la cosa minima, fondamentale. Sì. È che l'essere umano è così, si dimentica di tante cose e è anche un po' diseducato. Ma di tantissime cose. Di tantissime cose. Senti, tu nel tuo piccolo cosa fai per assecondare questo comportamento corretto? Ma nel mio piccolo faccio dei gesti quotidiani che adesso pesano veramente poco. Perché a un certo punto diventa un automatismo e quindi delle cose ti vengono più facili, cioè, ma anche semplicemente dal chiudere l'acqua quando ci si lava i denti, sì. O dall'usare la mia borraccia da secoli, che ovviamente ogni tanto devo lavare perché mo sono un po' di anni che gira quella borraccia, quindi sì, bisogna stare attenti anche a quello. Disinfettatina. Se no c'è un micro habitat all'interno un po'. E poi scoppia un altro pasticcio. No, assolutamente no. No, si usa sempre la stessa, poi con un po' di bicarbonato si pulisce, è facile. Facilissimo. Sì. Non lo so, tantissime cose, magari non spreco l'acqua per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie. Anche okay. Perché se non ci sono, diciamo, dei residui molto grandi di cibo, li puoi mettere proprio sporchi dicono che è meglio così. È meglio perché si attivano degli enzimi che sono all'interno del sapone per la lavastoviglie. Mi piacciono questi consigli casalinghi. Sono un altro. Ci piacciono. Ma io penso pure magari delle volte a fare... Se devo regalare una pianta a un mio amico, sì. Dato che io amo molto le piante e ne ho tantissime, cerco di fare delle tale dalle mie piante, cioè di non sovraccaricare, di andarne a comprare altre. Per gli spostamenti, che è un'altra cosa abbastanza sentita, giustamente, insomma, ultimamente. Non lo so, io ho una macchina elettrica, quindi non so, cioè uso quella e ogni tanto mi concedo dei giri in moto. Però proprio veramente ogni raramente. Tanto. Cioè quando mi faccio delle mie passeggiate da solo, motorate, come si dice? Passeggiate con la moto. La motorata mi ci sta, motata. Neologismo che ci sta. Motata, motata. La motata. Quando mi faccio le mie motate uso anche la moto. Ok, va bene. Senti, tra poco è Natale, anche il tuo compleanno, il regalo ce lo stai facendo questa sera. Hai pensato a un regalo da fare a te stesso, di qualunque genere, per questo compleanno? Guarda, compirò 26 anni, quindi... Ma sì. Quest'anno i regali, io me ne faccio sempre tanti ultimamente di regali, devo dire. Sì.
Ci stai, giusto. Credo sia giusto prendersi cura di se stessi anche da quel punto di vista. Infatti credo che uno dei più grandi regali che mi sono fatto in questi anni è concedere un'ora a settimana solamente ai miei pensieri e a me stesso. È proprio il regalo più bello che mi sono fatto. È bello e sano. E hai un giorno in particolare, hai un appuntamento con te stesso? Il giovedì. Ce l'ha? Quindi non è quando capita. Hai un appuntamento con te stesso il giovedì, ok. Un appuntamento, sì, ovviamente con me stesso e con un'altra persona che sta dall'altra parte seduta. Chiaro. Però sì, sì, tutti i giovedì io cerco di essere assolutamente rigoroso su questo, cioè di non sgarrare, di sgarrare il meno possibile. È fondamentale. Sono totalmente d'accordo. Poi se uno ha ovviamente una buona, non so, io sono sempre stato molto analitico, cioè sempre analizzo ogni mio comportamento, i comportamenti degli altri, soprattutto i miei, e quindi ma non vai neanche a cercare delle spiegazioni, cioè non è che la terapia ti risolva qualcosa, anzi, però metti in moto dei meccanismi nel tuo cervello, della tua parte emotiva, e non che sono fighissimi. È un viaggio pazzesco. A me piace tantissimo. Pure a me. Va bene, parliamo di musica, anzi continuiamo a farla. Se ti va, il palco è tuo, quindi noi vorremmo sentire ancora qualche canzone. Il palco è mio. E voilà. A Radio Italia Live, sempre qui nella Reward Music Place. È tempo di ascoltare ancora Marco Mengoni, che ci regalerà ancora un paio di bis prima di Natale. State qua. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno in mare. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore e lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che ti vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno, e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te, io sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che in te vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. Grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo.
io veglio su di te, io sono il tuo, io sono il tuo, io sono il tuo guerriero. Grazie. Grazie. Grazie a Radio Italia per aver concesso a noi, dopo gli stadi, dopo i palazzetti, di suonare in un club, in un auditorio. Abbiamo ridimensionato un po' tutto, ma di sicuro non abbiamo ridimensionato la voglia ancora un po' di ballare l'ultima canzone stasera. Ho sbagliato a parlarti di me, scusami che disastro. Quello che provo per te sembra avorio, ma invece alabastro. Scritto un libro di pagine vuote, ma non ci riesco a stare qui con te. Il sorriso ma è un po' comico, scherzi impazziti adesso che vuoi. Del cielo portami indietro, i monti del vetro sembramo noi. Cosa pensi quando ti, poco prima che mi chiami, sento tutti i tuoi respiri e sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungermi dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungermi per non lasciarti andare. Senza di te nei locali la notte io non mi diverto. A casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto. Qui c'è provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, ma resti qui con me. Un sorriso ma è poco amico, scherzi impazziti adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri del vetro sembriamo noi. Cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami, sento tutti i tuoi respiri, li sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, ma prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte. We'll be right back.
grazie a tutti. Grazie. Allora, questo è l'ultimo live prima di una piccola pausa natalizia. Io direi che non potevamo concludere nel migliore dei modi. Anzi, non potevamo concludere meglio di così. Abbiamo cantato tutta la sera, sentite quanto è alto ancora adesso, alla fine, l'entusiasmo di tutti gli amici qui nella World Music Play, sentite. Manola Mosley, Daniela Cappelletti, ci vediamo dopo le feste natalizie, quindi auguriamo a tutti buon Natale. Auguri, ciao, auguri, eh? A tutti. Auguri. E buonanotte. Da Reward Music Place, Intesa San Paolo, Radio Italia Live.